sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Salve a tutti, oggi siamo in compagnia di Ilaria Bidini, una nostra amica con la quale abbiamo più volte affrontato il problema delle barriere architettoniche presenti nella città di Arezzo. Oggi però parliamo di un'altra cosa, perché Ilaria ci ha segnalato una strada vicino a dove abita lei, alla Meridiana, una strada senza uscita dove la gente scarica un po' di tutto, la usa un po' come discarica. Vediamo. Allora, ci troviamo nella zona vicino all'aeroporto, nella zona via Duilio Nicchiarelli, e praticamente in questa zona il sudicio, il degrado regna sovrano, purtroppo, perché ci sono tanti rifiuti, tante siringhe. Io è la prima volta che ci vengo, però purtroppo è uno schifo, posso dire questo. C'è molto degrado e secondo me non è, insomma, anche per via dell'aeroporto, cioè dovrebbe essere una zona un po' più controllata, diciamo. Poi ho mio fratello che qua ci viene spesso, anche quando va a fare le passeggiate con la bicicletta, e anche lui, insomma, ha fatto presente questa cosa. Siamo a ribadire sempre i soliti concetti. C'è una mancanza sostanziale di responsabilità, di sensibilità da parte di alcuni cittadini nei confronti del mondo all'interno del quale vivono. Anche perché, insomma, è un problema che secondo me bisogna tenerne di conto. Più che altro anche per il fatto delle siringhe, dell'inquinamento. Ma se qualche bambino viene qui, magari con la mamma, io penso che, insomma, non sia tanto regolare. E questa strada, che viene di fatto usata come discarica, è vicinissima, a due passi dalla Meridiana, una zona particolarmente popolata. Sì, io sto qui dal 2001 nella zona Meridiana e è una zona tranquilla, però questo posto qui, da come so, è molto molto conosciuto appunto per questo degrado che c'è. Di fatto ci viene buttato di tutto. Infatti, addirittura a volte ci sono state buttate delle lavatrici, pezzi di plastica, bottiglie di whisky. Insomma, c'è l'imbarazzo della scelta, detto ironicamente. Ed è ancora una volta desolante dover constatare che alcune persone non hanno assolutamente a cuore l'ambiente all'interno del quale vivono. Sì. Purtroppo sì, infatti anche questa secondo me è una bella barriera mentale, perché magari uno pensa non è un problema mio, però consideriamo che tutti questi rifiuti poi ci ritroviamo in mare, contribuiscono a creare un grande inquinamento, cioè non è una cosa su cui scherzare, bisognerebbe avere un po' più di rispetto per l'ambiente. Una strada senza uscita, lontana da occhi indiscreti. Prima era tutto pulito, ora veramente fa schifo, non si può vedere. Io l'ho soprannominato il sudicio. E c'è un degrado incredibile. Noi che se sta qui alla Meridiana, insomma, si vede. È uno schifo, insomma. È una vergogna. Esatto, sì. Sì, ci buttano di tutto, siringhe, bottiglie di vino, di birra, calcinacci, c'è di tutto, profilattici, tutto. Restate con noi, a tra poco, per la seconda parte di Sportello Reclami. Seconda parte, ci stiamo occupando di una strada che è usata di fatto come discarica tra via Nicchiarelli e via Caduti di El Alamein. Una situazione abbastanza pesante, con tanti rifiuti a bordo strada. Sì, è una strada senza uscita, vengono qui e che fanno? La gente si droga e fanno i suoi sporchi comodi, insomma. Sarebbe quanto mai opportuno anche bonificare questa zona. In conclusione, io direi di prendere qualche provvedimento, non lo so,
fare una segnalazione anche al sindaco. No? Signor sindaco, che facciamo? La bonifichiamo sì o no questa strada? Signor sindaco, vediamo di... come si dice? Di dare una pulita a questo ambiente qui, perché non si può vedere, è uno schifo, è una vergogna. Per Arezzo. Che situazione triste. Sì, infatti, io penso sia veramente una vergogna vedere tutto questo, questo degrado qui. È una cosa secondo me inaccettabile in una società civile. Qui veramente c'è di tutto, c'è profilattici, siringhe, è veramente un pericolo sia a livello ambientale sia per le persone, insomma. Beh, non è quello che comunemente viene definito uno spettacolo indimenticabile. Mi prende un senso di grande sconforto perché proprio mi prende con una tristezza veramente grande. Veramente grande, e tutt'oggi mi domando perché ancora questo fenomeno della droga non sia passato. Che si parla tanto che oggi la droga magari è in diminuzione, però vedo sempre che c'è questa tendenza a farsi del male a sé e agli altri, diciamo. A quanto pare, quando uno ristruttura casa non trova niente di meglio che venire a buttare tutta la roba vecchia qui in questa strada. Sì, io non, ad esempio non sono di Arezzo, io abito in provincia di Livorno e noi abbiamo un servizio di ritiro a domicilio di materiale, diciamo, di scarto di laterizi. Basta una semplice telefonata, il servizio è gratuito. E invece, cioè, basterebbe, penso ci sia anche Arezzo, comunque basterebbe, penso, una telefonata o ci siano dei centri di raccolta preposti per questo. Non vedo perché, forse sia un fenomeno molto, molto brutto. Beh, il nostro amico lancia un'idea. Sì, io penso sarebbe bello anche fare una giornata con coinvolgere anche un po' anche la cittadinanza e fare magari una giornata dell'ambiente, venire un po' tutti qui dovutamente attrezzati per ripulire un po' la zona. Sarebbe veramente una cosa molto, molto civile e bella. Finisce qui il nostro odierno appuntamento con Sportello Reclami. Grazie per essere stati in nostra compagnia. A domani. Ti darà, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.